10 milioni di multa a TikTok. Non è un bel periodo, per TikTok. L'antitrust multa 10 milioni di euro. Per che cosa? Per non aver preso provvedimenti riguardo a una serie di challenge. E ne vediamo un po' oggi. Non mi demonetizzeranno il video. Pazienza. Perché? Perché sono cose da vedere e vediamo quanto in realtà effettivamente TikTok ha rimosso determinati tipi di contenuti. Io sono Matteo Flora e questo, beh, questo è Ciao Internet. Ciao Internet, andiamo a vedere un secondo l'articolo in questione. Credo di averlo preso da Italia Oggi. Antitrust multa di 10 milioni a TikTok. I controlli della società sui contenuti che circolano sulla piattaforma sarebbero inadeguati, in particolare sarebbero inadeguati quelli sui contenuti che possono minacciare la sicurezza, dei soggetti minori e vulnerabili. Questi contenuti vengono sistematicamente riproposti agli utenti a seguito della loro profilazione. Di base, quindi, c'è uno, pochi controlli. Poca rimozione anche, bisogna dire la verità, e due, questi contenuti vengono riproposti. L'attività istruttoria dell'antitrust, della GCM, ha in realtà dimostrato, ma almeno secondo la multa che è stata comminata, che TikTok non ha assunto misure adeguate ad evitare la diffusione di tali contenuti che non rispettano le linee guida di cui si è dotata e ha reso note ai consumatori rassicurandoli che la piattaforma è uno spazio sicuro. Ovviamente TikTok si difende dicendo no, non è vero, abbiamo da tempo ridotto la visibilità dei contenuti. Ora, di base, la lentezza o la ritrosia addirittura di alcune piattaforme nella rimozione di contenuti è nota da tempo. E sì che non è che siano tantissime le challenge, ok? Quindi con poco sforzo, sarebbe teoricamente possibile recuperare quei contenuti che tra l'altro dichiarano, la loro appartenenza, dichiarano, che sono contenuti di un certo tipo e rimuoverli. Ma sicuramente TikTok l'ha fatto e io sono assolutamente convinto che TikTok continui a farlo e l'abbia fatto. Infatti, sono assolutamente, ad esempio, convinto che non ci sia nessun tipo di contenuto che riguarda la cosiddetta cicatrice francese, no? Come abbiamo detto. Quindi non credo proprio che ci sia mai la possibilità di vedere dei contenuti che ti fanno vedere come e perché la cicatrice francese non è venuta continuando a farla. Credo che no, non ci siano proprio e che sia impossibile assolutamente trovarli. Come impossibili è trovare altri tipi di contenuti, altri tipi, ad esempio, di challenge. Una tra questi, la Benadryl Challenge, dove si fa vedere come quali sono gli effetti della Benadryl Trip. L'idea è utilizzare questo farmaco, abusare di questo farmaco per avere dei trip allucinatori e quindi non si trovano contenuti che inducono a provare questa challenge. Meno male perché sarebbe brutto ritrovarli dopo che sono stati selezionati una serie di volte, no? Come anche, grazie al cielo, i contenuti relativi al Borg non si trovano. In realtà, no, questa prima è. Ah, sì, la challenge relativa a tirare sotto il naso un preservativo, farlo entrare nel naso e entrare in giro la bocca con la possibilità di essere soffocati, quella che era la comba di challenge, non è assolutamente ritrovabile, grazie al cielo, sulla piattaforma e quindi non si riesce assolutamente a trovare gente che fa vedere questo challenge. Ne sono felice ovviamente perché questo significa che si è fatto un sacco di controllo, come anche si è fatto un sacco di controllo su Borg, che era la challenge di prendere una serie di cose, buttare alcolici, acqua più tutta una serie di elettroliti per bere. Però, grazie al cielo, sono stati rimossi i contenuti che spiegavano come questa cosa si fa e come effettivamente si poteva utilizzarlo in maniera tossica.
Sono felice di tutte queste cose perché significa ovviamente aver preso una posizione forte e aver fatto in modo che i contenuti che venivano segnalati come estremamente pericolosi non ci siano sulla piattaforma, e non riesco davvero a capire in che modo e per quale motivo l'antitrust abbia dato una multa di 10 milioni di euro a una società che effettivamente è così attiva nel rimuovere contenuti per fare in modo che non si possano più trovare. Tutto qui. Volevo semplicemente fare un breve video per dirvi che sono basito da questa multa che secondo me è totalmente immeritata. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto. Per il resto, ci vediamo presto. Grazie mille per avermi ascoltato. Iscrivetevi e state parati.